Ciao a tutti i nostri amici cinefagici, questo è sempre il nostro canale YouTube, ormai ci conoscete, questo che abbiamo in mano è il primo clone Samsung S6 che recensiamo, l'HDC S6, ed è solo il primo di una lunga serie perché a breve abbiamo già in programma il clone S6 della Landvo e il clone, il number one S6, quindi continuate a seguirci se vi piace proprio questo design del Samsung S6, perché cercheremo di coprire un po' tutti questi device. Vi ricordo che questo telefono l'abbiamo comprato su kmall.com, che è un sito proprio specializzato su cloni, ne hanno davvero in tutte le salse. Vi ricordo che noi l'abbiamo preso per scopo prettamente giornalistico e che comunque l'importazione di cloni con marchi contraffatti è punito dalla legge italiana, quindi vi dovete assumere voi le vostre responsabilità se volete questo tipo di telefoni. Kmall, dico altre due parole perché è un sito molto giovane, non ci sono molte recensioni in merito. Da noi, per noi è andato tutto bene, però non abbiamo ancora inserito fra i siti affidabili, quindi se comprate da loro scriveteci la vostra esperienza, perché insomma siamo interessati per insomma divulgare questo sito oppure no. Andiamo a parlare però di questo telefono HDC S6, prezzo intorno ai 100 euro. Pensavo, come avevate visto nella recensione, nell'unboxing, che fosse la versione con un processore quad core 6582, e invece è la versione dual core con processore 6572. Devo dire, pessima scelta, perché veramente non è proprio all'altezza questo processore, è una cosa ormai obsoleta a supportare un device di questo tipo, quindi insomma se dovete acquistarlo andate per la versione quad core 6582, la differenza mi sembra sia intorno ai 15-20 euro. Ma iniziamo a parlare del dispositivo. Intanto parliamo del design, perché è veramente fatto molto bene, compatto, non leggerissimo devo dire, un po' pesantino, però molto 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 simile all'originale. Se il vostro scopo è far pensare agli altri che avete un Samsung S6, ci riuscite perfettamente, insomma tutti quelli che me l'hanno visto non hanno avuto problemi a riconoscere un Samsung S6. Differenze con l'originale: il logo qui davanti, che è leggermente più piccolo nell'originale. Altra differenza è il colore, perché vedete, questo è un nero pressoché assoluto, mentre invece il nero dell'originale ha delle sfumature che tendono al verde smeraldo, quindi diciamo è un colore davvero molto particolare e anche difficile da riprodurre, quindi devo dire che se si mettono vicini uno accanto all'altro si vede che sono due colori diversi, ecco, quindi insomma, mentre questo è un nero normale. Per il resto devo dire molto molto simile, anche qui sotto vedete la sequenza del jack, carica USB, microfono e speaker, e qui nella parte anteriore il lettore infrarossi. Finito di parlare del design, parliamo dell'interfaccia. Come vedete ha una interfaccia che simula leggermente, ecco mi è arrivato un messaggio nel frattempo, simula le notifiche per esempio di Lollipop, ma in verità è un Android KitKat, quindi insomma anche questa è un po' taroccata come cosa. Però interfaccia devo dire piuttosto completa, abbiamo tutto quello che ci serve, anche il menu impostazioni, eccolo qua, è fatto molto simile all'originale, non uguale però. Cosa avete in particolare? Avete il Smart Gesture qui, poi avete lo Smart Screen che però non funziona, poi avete il Power Saving Mode e Ultra Power Saving Mode, parleremo quando parleremo di batterie, ne avrete bisogno. E poi vedete questa qua, che è una, in pratica potete scegliere il menu a tendina, vedete, potete scegliere i vari toggle da usare nel menu rapido in modo da averli sempre sotto mano. Devo dire un menu impostazioni fatto abbastanza bene, mi piace, la ROM è fatta bene, simula abbastanza fedelmente quella della Samsung, anche che se sembra più quello del Samsung S5 che quello del Samsung S6, ecco, questo comunque sia devo dirlo. Allora, abbiamo visto il sensore battito cardiaco, che però
fa un po' come gli pare, quindi insomma non prendetelo come verità assoluta. E andiamo a parlare invece delle prestazioni. Come vi ho detto, questo ho in mano la versione dual core con processore 6572 a 3 GHz, anzi no, non è proprio a 3 GHz, ma è 1.2 e qua mettono 3 GHz per copiare l'originale. Come vedete sono solamente due le CPU che funzionano, devo dire. Processore, come già vi ho detto, obsoleto, non adatto a questo telefono. Assolutamente non consiglio a nessuno di comprare questo telefono con questo processore, perché veramente l'esperienza è pessima, lagga molto, spesso proprio si impianta quando si aprono due o tre applicazioni insieme, magari ci mette parecchio per tirar fuori la tastiera. Quindi sicuramente vi sconsiglio di prendere processori dual core, ma proprio in come proprio come regola di vita, ecco, per usare un eufemismo. Tuttavia, proprio non sono riuscito a provare quasi nessuna applicazione, anche giochi, è assolutamente inutile provarli su un professore di questo tipo, perché veramente non è proprio soddisfacente l'esperienza utente. A parte questo, diciamo, particolare delle prestazioni di questa CPU che non è all'altezza, la RAM, la memoria fissa, è unicamente di 4 GB, anche se abbiamo trovato un video su internet, anzi se mai chiedete ce lo postiamo da qualche parte, in cui si riesce a togliere questa parte posteriore che dovrebbe essere vetro, ma secondo me non è vetro, è semplicemente una plastica molto dura. Si toglie, diciamo, questa parte posteriore, all'interno ci dovrebbe essere proprio uno slot per una micro SD, quindi insomma, se lo si prende per un uso continuo, magari questa operazione di smontare questo vetro, questo pannello posteriore e mettere una micro SD, diciamo che non credo che sia sbagliata, anzi credo che sia la cosa migliore, perché con 4 GB di memoria, considerando che 2.2 sono occupate da Android, capite bene che vi rimane molto molto poco, anche perché poi le informazioni che andiamo a trovare nel menu impostazioni sono tutte completamente sballate. Se andiamo qui nello spazio memoria, vedete, vi dice che avete 32 giga, sì, qualsiasi cosa vi dice, ma invece non avete proprio un bel niente. Quindi se decidete per questo telefono, insomma, mettete in conto di fare questa operazione di aprire il pannello posteriore e mettere una micro SD. Vi linkerò qui da qualche parte il video che fa vedere questa operazione, che è fatto da Styler, uno dei più importanti youtuber che fanno prodotti tecnologici, quindi insomma potete stare tranquilli. Capitolo successivo, fotocamera, devo dire, diciamo, correlata con il processore che proprio non la regge questa fotocamera, lentissima la messa a fuoco e, diciamo, difficilmente riuscirete a fare una foto non mossa a un soggetto che si muove un minimo, quindi insomma, devo dire, fa foto, diciamo, decenti, ma niente di più, insomma, non vi aspettate una gran fotocamera, ecco, quindi anche su questo aspetto direi molto negativo, ecco. Altro aspetto negativo, la batteria, perché in effetti anche se dicono la batteria la sovradimensionano, in verità sempre su questo video di Style abbiamo visto che hanno smontato questo pannello e all'interno la batteria è da 1500 mAh, quindi diciamo una batteria un po' piccolina che con un uso molto intenso vi farà arrivare intorno alle 2, alle 3 del pomeriggio, non oltre. È vero che però ci mette molto poco a ricaricarsi, questo sicuramente dobbiamo dire, ecco. Audio in chiamata, devo dire, è abbastanza chiaro, non ha problemi, ricezione non eccezionale, anche il wifi non è proprio di quei wifi che segnano il passo, anzi un po' scarsina l'antenna wifi, mentre invece dal lato emissioni elettromagnetiche non ho riscontrato particolari problemi, sono stati nella media i risultati anche piuttosto bassi, considerando che l'hardware di questo telefono è in generale un po' obsoleto, pensavo molto molto peggio, invece devo dire sono stati dei risultati soddisfacenti. Ecco, qui vi metto i video come al solito. Altre caratteristiche, non saprei davvero cosa dirvi, perché è un telefono che mi piace esteticamente davvero tanto, ma ha questa
CPU a dual core a 1.2 che ovviamente non riesce a reggere un uso normale del telefono, quindi insomma, come sapete, noi raramente, ma proprio ne avremmo fatti due o tre di telefoni con processori dual core, proprio perché li riteniamo non adatti a un uso medio del telefono. E purtroppo ci hanno mandato questo che è dual core, adesso vedremo che cosa farci, ma direi che non è sufficiente per un uso nemmeno base di questo telefono, quindi veramente dare un giudizio complessivo su questo telefono è veramente difficile perché la batteria è scarsa, il processore non supporta neanche un uso medio, quindi veramente che dire. Non prendetelo neanche in considerazione come acquisto, ecco, passate direttamente alla versione con 6582 che magari presumo e spero che sia un minimo più performante di questa che invece proprio a livello di uso del telefono è veramente molto molto scarsa. Io chiuderei qua questa recensione, vi ricordo per prendere siti di telefoni di questo tipo, Kmall che ha davvero cloni di tutti i tipi, potete andare tranquillamente. Che dire, chiudiamo così e ci sentiamo alla prossima. Ciao! Okay.